Buongiorno amiche e benvenute in un nuovo Family Vlog. Allora, questo vlog inizia. Che ora sono? Sono le ore 14, quindi inizia con un bel po' di ritardo. Io tutta la mattinata l'ho passata ad editare il video che voi avrete già visto, quello dell'evento. Adesso però sto aspettando una telefonata importante che deve arrivare oggi. E appena mi arriva, io vi comunicherò questa grande notizia. Allora, vi faccio vedere questo costume. Praticamente sono andata a fare la spesa e poi gli ho preso anche un altro costume a Noemi. Questo qua è sempre sportivo. Ora li vuole tutti così, non ho capito, ma evidentemente ha preso la fissa per questo modello. E poi in abbinato gli ho preso anche le ciabatte per il mare, che stanno veramente bene con appunto il costume. E poi adesso vi spiego un po' tutto. E nulla, le ho pagate veramente poco, il costume 8 euro, le ciabatte 6 euro. E così qua ragazza, allora spesa fatta, stiamo squagliando, io sto schiumando, peggio di Ariel, la sirenetta, fa caldissimo. Allora, Noemi, si è presa una bella spavento nella piscina perché sto andando a una specie di campo estivo scolastico che ha offerto la scuola e sto andando in piscina, si è spaventata e finalmente mi ha dato ascolto che deve seguire un corso di nuoto. Infatti, lunedì, quindi tra pochi giorni la vado ad iscrivere e così imparerà a nuotare per bene. Così starà più tranquilla in mare, in piscina, è importantissimo saper nuotare. Io gliel'ho detto tante, tante, tante volte. Comunque, come si suol dire, quando si fanno grandi, lei è ormai ha quasi 10 anni. Quindi devono scegliere loro. Adesso ho scelto lei. Va bene così, va bene così. Perché da piccolina io la mandai, infatti sapeva nuotare, poi non ha proseguito e si è dimenticata. E quindi adesso ci va. Ci arriva e mi dispiace che farà solamente un mese, una settimana, perché giustamente il 31 luglio chiudono e poi ci si rivede a settembre. Comunque, sono sicura che in un mese, una settimana riuscirà comunque ad imparare un po' a nuotare. Poi vi aggiorno. Allora, adesso cosa dobbiamo cucinare? Io vorrei fare qualcosa di fresco perché ho tantissime cose da fare e ho una notizia da darvi. E prima di darvi la notizia vi voglio far vedere la spesa. Allora, abbiamo preso un po' di cose, tra cui le olive, queste qua, dei nocciolate condite che sono buonissime, un po' di spaghetti e linguine che faremo con i frutti di mare. Poi abbiamo preso questi qua della Déco, che sono i gelati facsimili a quelli al limone, che non mi viene mai il nome, vabbè, un po' di bastoncini appunto di granchio, poi un po' di affettato, il prosciutto cotto, no, mortadella e crudo, poi succhi di frutta, formaggio, ovviamente latte, latte, latte e ancora latte, era in offerta, panini, frutta, Kinder Paradiso. Come frutta abbiamo preso le pesche gialle, che sono le nostre preferite, poi un po' di Oreo, insalata, questo qua, cuor di lattuga, buonissimo, della Bonduelle, ve la straconsiglio. Poi gli Oreo sono questi qua della Choco Brown, che sono squisiti, un po' di misto per fare l'aperitivo, quindi patatine, salatine, arachidi, un po' di conserve, tra cui anche fagioli, ancora Ringo e ancora panini, un po' di tonno e aranciata. Questo è tutto. Allora, stavo dicendo, mi sono sciolta i capelli, raga, perché anche se sto morendo di caldo, nettamente, però io quando ho questi capelli legati più di tot tempo, mi viene nervoso che li devo sciogliere perché non li sopporto, inizia a venirmi il mal di testa e quindi li devo togliere. Comunque, ho una notizia da darvi. Faccio parte di un'associazione molto bella dedicata alle donne. Sono delegata per quanto riguarda la regione Campania, la provincia di Napoli, ovviamente la mia città Torre del Greco. L'associazione si chiama Disabilmente Mamme, è un'associazione che è nata ovviamente da un gruppo di mamme disabili che poi
Ovviamente si è allargata, quindi abbraccia tutta la categoria, ma abbraccia anche tutte le donne. Facciamo tantissime cose belle che poi vi spiegherò meglio in una diretta appunto su Instagram con il presidente. Faremo una bella diretta e tutta una diretta al femminile, ovviamente perché l'associazione è anche tutta femminile e quindi ragazze io vi aspetto tutte e quindi sono strafelice perché sul mio territorio purtroppo ci sono tante realtà non proprio bellissime, quindi avere una voce bella forte da poter cercare di cambiare appunto e di rendere veramente bella la città appunto per i disabili, per le donne e ovviamente è un qualcosa di bellissimo. Ovviamente io sotto vi lascio due link se volete iniziare ad andare a vedere per rendervi conto di cosa sto parlando per questa associazione, ma però noi ci vediamo tutti insieme su Instagram e lì faremo la diretta. Ovviamente qui su YouTube cercherò di creare un post così vi avviserò con la data e l'orario appunto dove faremo la diretta, perché purtroppo su YouTube io non sono brava a fare le dirette ancora, quindi abbiate pazienza. E per tutte coloro che purtroppo non hanno Instagram, ci aggiorneremo poi qui su YouTube. Allora, raga, adesso mettiamo un po' le cose a posto. Devo ancora scendere a fare altri acquisti, tra cui un secondo costume per Noemi, che è l'eterna indecisa, e poi alla fine ha scelto il costume, diciamo, simile a come ce l'ha, però ovviamente di colore diverso. E quindi vorrei andare anche io a mare, portare ovviamente anche a Jasmine a mare. Adesso anche per lei a breve finirà la scuola, perché Jasmine finisce la scuola il 30 giugno, essendo un istituto privato, finisce più tardi. E quindi devo andare a prendere anche qualche costumino per lei. Lei però è l'opposto della sorella, cioè Noemi è il mio opposto, vuole solo cose semplici, tipo costumi sportivi. Invece Jasmine, come me, appena vede un glitter se pazza, ama le principesse Disney e quindi non so, vedrò di prendere un costume. In realtà io lo volevo prendere effetto sirena a Jasmine, vediamo se lo trovo, proprio con le squame tutte oleografiche, vediamo se lo trovo, altrimenti vedrò un po' sui siti, perché vorrei andarlo a prendere appunto in un negozio. Anche perché se voglio portarla tra pochi giorni a fini che non mi arriva, anche perché tutti i corrieri che venivano appunto adesso sono in ferie e mi stanno lasciando tutti i pacchi in posta, io devo andare in posta nel punto posta fermo e non è vicinissimo casa, quindi sono un po' restia in questi periodi estivi a fare qualche ordine in più.